E benvenuti in questo episodio di Fatto con Betty, Mythbusters, seconda puntata. Iniziamo subito col primo mito: se fotografare un poliziotto ti fa venire le stelle. Iniziamo subito con questo mito, facile facile. Prendiamo la fotocamera di Franklin Clinton, ci facciamo una bella foto a questo poliziotto. Scattiamo una bella foto. E non sembra. Non mi è venuto nessuno a livello di sospetto. Vediamo, ingrandiamo. E niente. Ed è busted. Ed è busted. Fotografare un poliziotto non va a vedere Cell. Passiamo al prossimo mito. E qua siamo col secondo mito. Se sgommare con la ruota di dietro a un poliziotto. Vabbè, di dietro, anche davanti. Di dietro con una macchina fa venire le stelle. Oggi i poliziotti sono abbastanza impegnati. Prima schiattare la foto, le gomme. Ehi, lui. Aspetta che già sta prendendo la pistola, allontaniamoci prima che mi lo fallisce. Ok. Penso che sia rilassato. Sì, è abbastanza rilassato. Vediamo, forse stiamo sgommando abbastanza. Però non penso. Qua è abbastanza. Vediamo. Facciamoci ancora indietro. No. Ok, vediamo. Spengo le stelle. E sembra di sì. Oppure no. È plausibile il mito. Commentate se è così o non così. E andiamo al prossimo mito. E qua siamo al terzo mito. Se una bomba a gas sparata nella fiamma della bombola se velocizza il processo di scoppio. E quindi ora facciamolo. Sembrerebbe di no. Vediamo, questa qua è la reazione di una bombola normale. Vediamo quella invece senza bomba. E ora vediamo lo scoppio di senza bomba a gas. Ok, Una bomba, lo so. vediamo. Vediamo questa. Sembrerebbe che ci sta più tempo. Mi sembra plausibile a me, non lo so, non è che ho calcolato di tempo, però vi do a voi la risposta se è confermato o busted. Ci vediamo al prossimo mito. E qua siamo al quarto mito. Se agganciamo una macchina col carro attrezzi e poi la agganciamo col cargobob, resteranno unite? Scopriamolo. Prendiamo il nostro carro attrezzoimade, lo agganciamo. Agganciamo, no, lo agganciamo al nostro taxi. Sì, è agganciato, come potete vedere lo sollevo anche. E ora prendiamo il nostro cargobob che ho utilizzato nel precedente mito, se l'avete visto, mentre ci salivo. Vediamo, ora agganciamo il carro attrezzi. Di fatto non metti. È mio. Lo sapete? Comunque. Ora agganciamo. Oh, attenzione, intanto si è agganciato. Ed è confermato. Ed è confermato. Sì, vabbè, ma è confermato perché è restato attaccato per un po' di tempo. Il mito è confermato. Il carro attrezzi resta agganciato anche se lo aggancia un cargobob con un'altra macchina. E ora passiamo al quinto mito. E qua siamo al quinto mito. Se le mucche inalano i gas delle bombole a gas se muoiono. E facciamo subito la prova. Vediamo. E direi che gli fa male, perché penso che è scappata. Sì, uccidiamo quel suino. Quel bovino, cioè. Perché mi è venuta la polizia? Aspettate, facciamo un'altra prova. Se le mucche non scappano, aia. Di nuovo un'area inquinata.
Comunque penso è plausibile perché se scappano vuol dire che gli fa male. Quindi per me è confermato. Possono uccidere le mucche con la granata a gas. Se il video vi è piaciuto mettete un bel mi piacione e commentate se avete altri miti da sparare o da confermare. Ed mettete un bel mi piacione, già ve l'ho detto cosa dovete fare. Visitate anche la pagina Facebook. E ci vediamo alla prossima.